Cioè in pratica lei poverina è come un pollo arrosto sulla griglia. Gira. Beh, leggermente meglio di un pollo arrosto, ma... Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete ci troviamo a Milano e sto andando ad una fiera. Sto parlando dell'EICMA 2019. Inizialmente come ogni anno dovevo andare con i miei colleghi, però purtroppo non sono potuti venire. Li saluto. Ciao Roby. E quindi ho deciso di portarmi la mia ragazza. Il problema è che oggi, essendo con la mia ragazza, sarà molto molto difficile camuffare i tipici atteggiamenti dell'italiano medio che va all'EICMA. Tra l'altro lei è assolutamente convinta che oggi andiamo a vedere le moto. C'è poca gente. Che dici, ce n'è di gente oggi? Morbidello. Comunque, abbiamo deciso di iniziare dal padiglione dell'innovazione, in quanto siamo entrambi ingegneri nerd. E vogliamo... Io non sono nerd. Molto nerd. E vogliamo vedere che cosa riserva il futuro nel mondo delle moto e comunque della mobilità. Ovviamente si parlerà di elettrico. A te interessa l'elettrico, no? Molto. Molto bene. Quindi partiremo da lì e ci sposteremo dopo, andremo a vedere quali sono le proposte principali delle varie case motociclistiche per il 2019. Ovviamente tutto condito da un'ottima quantità di... Diciamo che c'è stato già un piccolo dietro le quinte, perché penso che si sia accorta su cosa si basa questa fiera. Dovreste venire solo in questi... Solo qua negli stand dove non c'è niente. Stand dei cinesi, dove ci sono solo cinesi e non donne. Vedete? Questo è il futuro della mobilità. Una trasmissione elettrica con motore brushless alla quale sono attaccati i vostri rapporti. Purtroppo queste prima o poi, anzi ce le becchiamo già anche sui kart, andranno a sostituire il nostro motore a combustione interna. Cos'è? Un sottocasco. Ne prendiamo un altro, lo prendi anche tu. Si mette così? No. Come si mette? Allora, non capisco perché Giusy sta cuccando molto di più di me. Cioè le ragazze danno tutti i gadget a lei, a me nessuno. Lei ne ha già avuti due. Perché io non le guardo così intensamente. Ah, momento memorabilia per noi appassionati di due tempi, lo stand Malossi, che spettacolo. Guarda com'è bella lucida, mi viene voglia di toccarla. Ma se tu non mi conoscessi e mi trovassi su una moto così, che cosa mi faresti? Bomba. La Vespa Malossi, di la verità, innamoreresti di brutto. Ragazzi, guardate che figata. Guardate che bella la Vespa Malossi. Allora, abbiamo da poco fatto il video del carburatore, se vi ricordate. Se non l'avete visto, andatelo subito a vedere. L'orto ci regala grandi emozioni anche quest'oggi. I just wanna hold you. Grazie, grazie, grazie dell'orto. Ecco, finalmente una cosa che mi interessa di più delle moto. Che spettacolo, questa è veramente una bomba, la Dallara stradale. Che spettacolo, che spettacolo. Quanto darei per provarne una, mamma mia. Che spettacolo. Cosa ne pensi di questa Dallara stradale? Figa, bella. Questa è omologata per la strada, quindi puoi effettivamente andarci in strada. Ci vedi lì dentro a guidarla?
Ma da guidare o da guidare o da passeggero? Ma è su strada, che questo guidare, ovviamente. Potremmo fare un video dove lei guida qualcosa? Tipo non la mia macchina. Questo qui lo puoi guidare anche tu, visto le performance che hai avuto sullo scooter l'ultima volta. È una moto a quattro ruote, vedi? Può andare in qualsiasi punto di strada. Guardate come funzionano le sospensioni. Bello! Comunque, come sospettavamo, nel padiglione delle startup dell'innovazione il 90% sono moto elettriche, quindi... È il futuro, ragazzi. Purtroppo è il futuro, sì, quindi iniziate ad armarvi di caricatore a casa, perché sennò fra un po' non andate più in giro. Devo dire che mi sarei aspettato qualcosa di pochino più innovativo, qualcosa di più interessante, tipo queste. Ah, cosa sono? Il design molto bello, molto bello, molto minimal. Elettrica, dal design mi sembra stile IKEA. Sembrano svedesi, vero? Ma infatti mi sa, vedi, guarda, anche le scritte. Osa, dai, quello sembra il nome di un armadio. So this was our first bike. It's basically off-road fun machine. A mixture between a motocross trail machine and downhill mountain bike. Okay. It's only 70 kilos, 15 horsepower. Just 70 kilos. 70 kilos. Even with the batteries. Including the battery. That's so amazing. The battery is 17 kilos and the bike itself 53. It has 80 kilometers autonomy. It also has recuperation in three levels. Okay. So when you go down a steep mountain, you will use your third level and all the energy gets back into the battery from driving down. Okay. And one would be very small, so you would hardly feel it. Same with the power, you can choose between three levels. How much time do you need for charging? 3 hours. 3 hours. That's where you charge, either here or you take out the battery. So this is fully homologated for the road now? Exactly, and it's already driving in Europe and in the US. Comunque sto iniziando a pensare che facendo video su YouTube mi devo comprare un monopattino anche io. Adesso me lo prendo, così posso sguazzare nei paddock. Closing every page one by one. The door that you're gone. Are you really happy alone? But you say nothing at all, nothing at all, nothing at all. Amore, ma tutte queste signorine dove andavano a scuola? Perché non erano in classe con me? Pensavo peggio, sta reagendo bene la ragazza. Ah, porca. Ragazzi, sono qua con Jonathan, che è penso il CEO, il fondatore della compagnia Emula. CTO di Emula, che ha qualcosa da mostrarci, veramente particolare, vi voglio far vedere. Okay. Emula è la prima moto super sportiva elettrica, equipaggiata con la tecnologia McFly, che permette di passare da una moto all'altra semplicemente utilizzando il dashboard della moto. Abbiamo una frizione e un cambio completamente digitalizzati, che tramite la gestione di un motore elettrico a trasmissione diretta, gestendo la richiesta di coppia e quella che è la frenata rigenerativa, riusciamo a replicare qualsiasi tipo, qualsiasi numero di marce, la rapportatura del cambio, le curve di coppia, l'inerzia motore, il freno motore, tutto. In questo caso abbiamo un 604 cilindri, quindi con una potenza di 100 cavalli, la curva di coppia, come potete vedere da questo grafico, appunto di un 600, una rapportatura che arriva in sesta, 260 km orari a 14.000 giri, ammazza, e rumore e vibrazioni, sono quelle del 600. Esattamente quelle del 600. Con questa moto praticamente un'infinità di moto a livello teorico. Assolutamente, vi faccio vedere, possiamo spostarci su. Preferisci un bicilindrico o un due tempi? Un due tempi. Qua abbiamo buone vibrazioni, diventano quelle del due tempi. La rapportatura del cambio si accorcia. Fantastico. Quindi arriviamo in sesta a un massimo di 200 km orari piuttosto che 260 nella modalità di prima. Il cambio è esattamente, si utilizza esattamente come un cambio tradizionale. Se io vado a lasciare la frizione, adesso abbiamo bloccato per sicurezza l'erogazione della coppia, ma vedete che scendono i giri. Vado in sotto regime. Totalmente. Addirittura se rilasciamo la frizione troppo velocemente senza accelerare, la moto si spegne, oppure c'è la possibilità di sfrizionare. Mi metto un bicilindrico, qui poi potete provare le vibrazioni, sono esattamente quelle di un bicilindrico. È vero ragazzi, vorrei farvelo provare, ma dalla telecamera non si riesce, ma è esattamente la sensazione che darebbe una moto vera accesa. Esattamente. Comunque, se voi ci pensate, è pazzesco, nel senso, voi avete una moto elettrica che ha il feeling di una moto vera.
Quindi posso assicurare che il feeling delle vibrazioni era veramente reale. E poi anche ogni singolo componente, il rumore è simulato, quindi la leva del cambio, il sottoregime che fai se rilasci la frizione troppo presto, è veramente tutto è lì. Sembra veramente una moto vera, complimenti. Andate a mettere un bel mi piace sulla pagina di Emula su Facebook, vi lascio il link qui sotto in descrizione e tenetela d'occhio, perché secondo me un paio d'anni una cosa del genere, quando purtroppo saremo tutti costretti ad utilizzare mezzi elettrici, loro saranno molto avanti e avranno un prodotto molto innovativo che si differenzia veramente da tutti gli altri che ho visto oggi qui in fiera. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Che non ce la faccio più, adesso tiro fuori la banana, la devo tirare fuori, non ce la faccio. Eccola, comunque sta veramente molto meglio con la banana fuori. Ragazzi, questo brand fa i kit per ibridizzare le cose. Oltre a questa Ducati che ha un kit ibrido, quindi al momento sta andando in elettrico, hanno ibridizzato anche questo aereo. Li vedete? C'ha il motore convenzionale e il pacco batterie collegato al motore elettrico che dà una mano al motore termico. Questo, vedete, è un sistema per tramutare la vostra moto convenzionale in una moto slitta. Si attacca qui e va anche sulla neve. Vino cartonato. Che motorino modesto, 6 litri vuoto. Questo lo mettiamo sul materassino l'anno prossimo. E questo invece hanno un robottino per guidare sui cicli missioni, immagino. Vedete, robottino sulla moto. Ah no, non le missioni. Test di durability, però secondo me guida molto meglio di tanti altri. Molto interessante anche questa versione di BMW. Veramente un design futuristico, devo dire. Molto 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 interessante. Che ne pensi di questa tutta strana così? Molto figa. Vero che bella? Sì. Linee nuove almeno, dai. Io da quando vengo a ECMA dal 2004 che vedo sempre le stesse moto. Siamo arrivati davanti a uno stand conosciuto. La TM Racing. Guarda qua quanti belli R1. Fai così col dito, così la TM ci manda i motori. TM, mandateci i motori. Ci servono i motori, perché siamo poveri. Comunque, a parte i kart, quando ero al liceo, che ero uno sbarbatello a cui piaceva dar gas sulle due ruote, il mio sogno era il TM Black Dream, che era un super motardo. Adesso vediamo se c'è. Era 125 più veloce di tutti. Costava tipo 15.000 euro, quando gli altri costavano 6-7.000, tipo l'Husqvarna e quelle altre lì. E Black Dream, secondo me, solo perché costava di più, mi piaceva di più. Mi piacciono le cose costose. Tu sei costosa? Molto. E allora mi piace. Sei pronta? Ragazzi, al momento sta guidando Valerio Lata, campione del mondo di motocross, quindi uno che di dare gas ne sa qualcosina. Allora, guardate chi sta salendo sul simulatore. Perché ci sarà questo grande evento il mese prossimo. Il tuo nome? Giussi.
diamo il via a questa prova. All'interno lascio il gas e vado giù. Ok, adesso te l'ho fatto andare un po' prima, così vedi. Poi pian piano acceleri, torni piano, su. Piano piano. Ok, vai, sulla sinistra, giù il peso. Vai, gas, apri. Lascia giù. Adesso è pronta per il motocross, vero? Adesso sì. È pronta, basta. Lui è Gigi che ha reso possibile tutto questo. Soprattutto lei, farlo provare a lei. Infatti. Uno che voglia provarlo, parte oggi qui a Lecco. Ma dove lo può trovare? Adesso stiamo allestendo la nuova sede. Bene, a Pavia. Abbiamo terminato questo giro. In alternativa in circuito a Imola, in autodromo, dove abbiamo già la sala dei simulatori con le quattro postazioni GT. Che ho provato già. L'Ampere già ho provato. Bomba. Ok, adesso sarà un piccolo step, nuova, qualcosa di nuovo. E quasi sicuramente la terremo giù in autodromo a Imola e faremo poi un'area dedicata alla moto. Ti è piaciuto? Sì? Figo. Figo. Per me che non ho mai guidato. Non moto. Si vedeva, sembravi. Devo toccare col gomito giù. Non so adesso a sinistra. Vuoi toccare col gomito? Migliore, così. Questa è la prova, vediamo se tocca. Questa è da uno, è da uno. Ah, eccolo qua. È troppo facile. È troppo facile. Non si può. Mi piace vincere facile. Con la testa per terra. Guardalo. Striscia le orecchie, lata per noi. Anche sui simulatori vedi la differenza tra la gente normale. Normalissima e i supereroi. Questi piccoli supereroi. Guarda cosa fanno. Quasi quasi lo provo. Così il biglietto potrebbe dire. Come nafta. Adesso di moto anch'io. Dovete sapere che Giusy lavora su progetti elettrici, quindi è molto appassionato di cose elettriche, cosa che noi non siamo, perché ci piacciono le cose puzzolenti che bruciano benzina e fanno rumore. Però devo dirvi che secondo me iniziare a appassionarsi in anticipo e a cercare il positivo anche nell'elettrico vi farà solo bene, perché prima o poi ci toccherà andare. Quindi è possibile andare a Lecma con la propria ragazza? Assolutamente sì. Diciamo che non è consigliabile se siete sensibili come me, però devo dire che alla fine ho preferito andare con lei. Mi sono veramente divertito, le ho fatto vedere un sacco di cose nuove. È stata un'esperienza interessante, diciamo. Facendola molto breve, perché questo video è già abbastanza lungo, io vi saluto qua. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, un bel like e iscrivetevi al canale, ragazzi. Fra poco siamo a 1000 e a 1000 avrò una bella sorpresa per voi. Vi lascio qui i link della mia pagina Facebook e della mia pagina Instagram. Grazie ancora per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima puntata.